Buongiorno. Oggi nella quarta B turistico dell'Istituto Leardi abbiamo il piacere di avere con noi il dottor Theo Biel, che quest'anno sta facendo esperienza come assistente di madrelingua francese qui da noi, ma che ha anche fatto un Erasmus. È bello sentire, avere questa occasione, sentire da lui cosa voglia dire essere cittadini europei. Qual è stata la cosa più positiva del tuo Erasmus? Quello che mi è piaciuto di più in questo intercambio culturale era soprattutto essere considerato come, non come nativo, ma non essere considerato come straniero in un paese che invece non era il mio. Inoltre ho fatto tanti incontri fra stranieri, ma anche con dei nativi italiani e quello che mi è piaciuto molto, creare un legame fra noi tutti quando non eravamo nati nello stesso posto all'inizio. Ci daresti un consiglio per vivere al meglio gli scambi culturali in Europa? Nell'Unione Europea cosa si potrebbe fare per vivere al meglio questa esperienza? Sarebbe non essere chiusi, essere sempre aperti a incontrare delle nuove persone, essere curiosi anche. Visitare dei posti sconosciuti, visitare dei musei, essere aperti all'arte, allo sport locale. Sì, ecco. Ti piacerebbe vivere qui? Vivere qui nel Piemonte, sì, mi piacerebbe molto, soprattutto a Torino, dove vivo già e che è una città immensa. Invece non è il mio obiettivo vivere qui, non so ancora dove vivere, ho ancora il tempo per visitare l'Europa e poi crearmi una opinione che sia la mia. Qual è la cosa che ti mancherà di più, a parte il cibo, ovviamente? A parte il cibo, quello che mi mancherà sarà forse, senza dubbio, il legame che sono riuscito da creare durante un anno scolastico con i miei studenti. Inoltre mi mancherà tutta la cultura italiana perché dopo quest'anno devo tornare in Francia per la magistrale, anche in Spagna un anno, 2 anni. E sì, mi mancherà tutto, lo sport, l'arte italiano, i cibi, lo ripeto, gli studenti, un po' di tutto.